tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri. Io Birillo. Oggi vi andremo a far vedere come wappiamo le nostre batterie. Vai Birillo, facci vedere. Ora ragazzi, andiamo a far vedere come si wappa la batteria quando si trova in queste situazioni un po' rovinata, messa male, che a metterla dentro alle box con la lamella va a tagliare tutta la wappatura della batteria. Allora andiamo a far vedere subito come si tira via la wap vecchia. Si infila un po' di forbici, stando attenti, e si comincia a tirare a mano. Quello che viene via si tira subito via. Andiamo a tirare via pezzettino alla volta, delicati, perché sul più sopra ha un o-ring che va a coprire, diciamo, il pin della batteria. Sono un po' dure queste batterie perché erano belle wappate, sono quelle della, queste Samsung, le Samsung, le VT5, VT5. Allora tiriamo via la wap vecchia e teniamo l'anellino da mettere sopra. La batteria è un pochino sporca, pigliamo un tovagliolino, ci diamo una pulitina alla batteria e poi andremo a posizionare la wap in cima. Allora, per fare questa operazione abbiamo bisogno delle forbicine per tirare via la wrap, la sleeve da mettere sopra, la wrap da mettere sopra, che ci sono diversi modelli. Ora noi ne abbiamo tre qua, dei personaggi Batman, Flash, Superman, poi ci sono di tante variazioni queste wrap che ce la donate Bisvapo a Marina di Carrara, ricordiamolo, la salutiamo, Valentina Cioppi. E poi abbiamo bisogno di un phon che dopo andrà a scaldare la wap, a fare chiudere bene sulla batteria. Allora apriamo bene la wap, la andiamo a posizionare nella batteria, la facciamo scorrere fino, lasciando un pochino sopra che va a chiudere l'anello estetico, e la centriamo bene, la tiriamo un po' più su, io la lascerei così, sì, a questo livello. Ora scendiamo col phon, tenendo messa bene l'anellino per il più, accendiamo il phon e facciamo un po' scaldare. Quando caldo cominciamo a passare la batteria e come vedete sotto comincia a chiudersi. Piano piano andiamo su. Poi si gira intorno per far andare via tutte le pieghette. Andiamo bene, che almeno si chiude bene. La wap, e penso che così siamo abbastanza.
batteria mi sembra venuta bene, bella liscia, ricoperta per bene, abbiamo levato tutte le imperfezioni che aveva la WAP prima e siamo, diciamo, un pochino più sicuri se la mettiamo all'interno di un tubo, all'interno di una box con le lamelle. E il lavoro è decente, è bella la WAP con Superman, ci sta anche bene dentro la box che la fa vedere, dice chissà che spinta c'ha quella batteria lì, è sempre una VT5, una VT6, ci può fare tutte le batterie, certo, con questo sistema. Ora andiamo a fare una prova di svapo e a vedere come si comporta dentro al tubo, penso bene perché è bella wappata. Eccoci qua che andremo a fare la prova di svapo con le nostre batterie wappate, andiamo. Vai Gabi. Beh, funzionano perfettamente. Anche perché sennò questo il tubo era esploso. No, sono riuscite bene, poi spingono perché sono carichissime. Erano due batterie da 40. Bello. Poi quando tiri fuori la esce il supereroe, bella la batteria, rimane bella intatta anche perché questo tubo è la WAP, però sono wappate bene. Allora, data veloce dello swap è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale, ricordatevi Biswapo, Marina di Carrara, e salutiamo Valentina Cioppi. Ciao, ciao, e a più presto sul nostro canale. Ricordatevi che abbiamo canale su Instagram e su Facebook. Un bacio.